Cosa è successo? Scusa, io nome Nasser, io vengo dalla Somalia. Ok, allora, tu vieni dalla Somalia. Ok, adesso è problemato qua, una nome Ali, ragazzi grande Ali. Ali. Ali, nome Ali. Ali. Sì, Ali sempre lavora qua. Lavora, sì. Spieghiamolo, lavora, fa il parcheggiatore, chiede il parcheggio, chiede il caffè. E garbage. Ok, allora, e cosa è successo? Aspetta. E dopo dare soldi. Dotto do in 5 euro, non ti preoccupa, 5 euro. E poi io foliano 10 per favore. Stavamo dicendo, Ali sta qui a chiedere il parcheggio. Sì. Che cosa succede? Ali sempre il lavoro. Ok. Ok. Io lo sai tutto, ragazzi. Bello. Tutto il mondo lo sa che lo Ali sai. Fa il parcheggiatore abusivo. Sì. Oh. Allora Ali finire è polizia. Ok, è venuta la polizia Ali, locale. Sì, parla Ali. Dopo Ali arrabbiato. Perché gli volevano i soldi indietro. I soldi dare. Giustamente, sì. Il parcheggio abusivo non si può fare. La polizia locale ovviamente è intervenuta per chiedere i soldi ad Ali. Ali non glieli ha voluti dare, ha fatto resistenza lì, no? Ha reagito. Sì, Ali mor arrabbiato. Ha fatto macid, cioè ha fatto il manicomio. Ali. Due polizie bianco, la polizia anche locale, anche arrabbiato, tutti arrabbiati, sì, tutti arrabbiati. Ti no, tu sei arrabbiato, tutti arrabbiati, quindi Ali era arrabbiato, allora, la polizia locale era arrabbiata. Ali problemato e dare polizia, fai la cassa. Quindi lo hanno ammanettato e se lo sono portati. Ok, traduciamo la situazione. Siamo alla stazione, di fronte alla stazione ferroviaria di Bari, in una delle piazze più degradate della città di Bari, seppure in posizione centralissima, biglietto da visita di questa benedetta città che per colpa tua, Tino, stai denigrando. Tu la stai denigrando, non la gestione. È giù. Qualunque cosa è giusto. Cosa è successo? La sintesi, Tino, la crasi. Ci sta lì, pur le pietre sanno che qua fa il parcheggiatore abusivo. Sì. Sono arrivati i poliziotti locali. Scusa. Ali sta ieri, sempre in non lavoro. Sì. Ali sta un altro giorno, sta da un mese, sta da un anno. Grande, Ali è grande. Ali zio, uguale. Quindi lo vedono tutti Ali, allora, è una montagna Ali. No, lavoro qua, il parcheggiatore. Sempre guardare la macchina, ragazzi. È chiaro. Quindi allora, qui si alternano una quantità industriale di parcheggiatori abusivi. Caffè. Qualcuno è educato, qualcuno raschia la macchina, qualcuno fa l'impiccioso, capito? Dammi ciò. Ali no. Cosa parla adesso tu? Ma riesci. Allora, il fatto è questo. Arriva la polizia locale che individua in Ali il parcheggiatore abusivo del momento, tant'è che tutti gli altri che solitamente stazionano qua se ne sono andati dalla vista. Se ne sono andati a gambe. A gambe. Hanno chiesto di dargli i soldi che avevano che incassato. Che parla tu? No, non ti che preoccupare. Sei tu? No. E mio friend, è dritto parla, non gira parla, ok? Ok. Dicevamo, hanno chiesto i soldi ad Ali. Ali si è agitato perché non glieli voleva dare i soldi, il guadagno del parcheggiatore abusivo. I vigili urbani si sono anche loro, perché dovevano ovviamente fare il loro lavoro. Vedi, intanto lui fa il parcheggiatore abusivo, il caffè. Tira un caffè, c'era il caffè, dai. Vabbè. L'hai già preso, nervoso. Ti rende nervoso, non prendere il caffè allora, tu non devi fare il parcheggiatore abusivo, sennò diventi nervosissimo. No, e quindi la polizia locale è stata costretta a usare le maniere forti per scaraventarlo a terra, immobilizzarlo, mettergli le manette e portarlo. Tirò, faccio la domanda, a bruciapelo, quanto tempo passerà prima che Ali torni qui a fare il parcheggiatore abusivo? Una mezz'oretta. Ti stai mantenendo largo? Vabbè, ti sei mantenuto largo. Di solito sono largo. Lo so che sei là, ti sei mantenuto largo. Questo per dire che il problema è cristallizzato, è sempre quello, sempre. Resterà qua stiamo. Agli annali. Signora, un euro, signora, un euro solo, un euro. Pagato caffè già? Già pagato precedentemente il caffè. Tiro, qua ci sono i termos di caffè, proprio le borracce di caffè che devono essere date, perché il rischio che ti fanno la ammaccatura alla macchina è elevatissimo. Vabbè, bella atmosfera, diceva, cantavano, vabbè, Tino. Sei diventato cantante. No, ormai, citazione musicale a go-go. Se questo... Non vuoi che ti raschi una macchina, scemanin, sin da andiamocene, me. Anche perché... Il grattino!